Almenti il Pescara ha perso le ultime 4 sfide nelle immagini. 19 aprile 2009, Serie C, netta sconfitta per i biancazzurri di Antonello Cucureddu, da poco subentrato a Galderisi. Pratica già archiviata dopo 30 minuti, le reti di Capparella sul rigore, Peluso e Gaeta. Nella ripresa accorcia le distanze l'allora 21enne attaccante italo-uruguaiano Federico Lainz con questo bel colpo di testa. Gli ultimi 3 confronti in B, altrettanti KO, 24 settembre 2011. A Castellammare si respira un clima di grande entusiasmo per la promozione centrata 3 mesi prima, a giugno, dall'11 di Piero Braglia, che al vantaggio firmato da Togni su punizione risponde con Thomas Danilevicius. Nella ripresa, emozioni a non finire, sorpasso di Scozzarella, 2-2 di Ciro Immobile su calcio di rigore. Allo scadere decide il penalty cucchiaio di Orazio Erpen, ma l'infrazione di Antonio Bocchetti è palesemente fuori area. Arbitro Velotto di Grosseto, finisce 3-2 per la Juve Stabia. Curiosità nel cuore della difesa biancazzurra, l'allora ventenne Riccardo Brosco. 25 gennaio 2014, suicidio Pescara, punteggio sbloccato grazie a questa clamorosa autorete di Ghiringhelli su classe di Politano. Negli ultimi 6 minuti ribaltone Juve Stabia, 1-1 di Lanzaro in fuorigioco. Al 90esimo invece fallo incomprensibile di Ćosić, entrata scellerata su Di Carmine, che dal dischetto batte Belardi. Primo successo interno delle Vespe dopo ben 10 tentativi infruttuosi. Con le immagini arriviamo al 29 ottobre 2019, stesso risultato di 5 anni prima. Castrati neutralizza il rigore calciato da Forte, poi avanti il Pescara con Galano ispirato da Busellato, ma la Juve Stabia pareggia con lo stesso Forte e vince con questo gol di Canotto. Un solo blitz del Pescara Almenti, storia di 15 anni fa. Serie C, 23 settembre 2007, finisce 3-1 per l'11 di Franco Lerda, doppietta di Simone Felci, gol di Marco Sansovini alla prima da titolare, la rete dei campani figlia della sfortunata deviazione di Diliso. Ci sarebbe in realtà un altro successo biancazzurro in Coppa Italia, agosto 1999, teatro tuttavia il San Paolo di Napoli per la squalifica del Menti. Match winner Maurizio Rossi, magistralmente assistito da Nicola Zanini, portiere della Juve Stabia che militava in C, il giovanissimo debuttante Stefano Sorrentino.